è che rompe i coglioni? Quel rompi coglioni di Adriano, che palle. Rispondiamo, ma dimmi. La boss, che fai, a posto? No, niente, ti avevo chiamato così per sentirti un po' e per dirti che mi è arrivato il Mi Band 2 e te ne volevo un pochino parlare perché sai, è molto bello. Ma io ce l'ho già il Mi Band. Bene. E quando l'hai preso? L'ho preso un mese fa. Ma magari ti parlo di qualcosa che non sai, ma non è che puoi sapere sempre tutto tutto. Ok, ma io so già tutto. Sei sicuro almeno di saperlo utilizzare? Ma guarda che lo so usare meglio di te. Forse sono i nostri amici di Androidare che vogliono sapere come va. Forse hai ragione. E allora che dici, faccio una video recensione sul Mi Band per i nostri utenti di Androidare? Vabbè, fai tu. Va bene, dai, allora ci aggiorniamo, va bene? Ci si sente, boss. Sì, dai, ci sentiamo su Telegram o su WhatsApp o su WeChat. Ok, ciao ciao. Sto rompi coglioni, ogni giorno mi chiama. Ho rotto quel cazzo. Che tipo? Bene ragazzi, andiamo a parlare un po' del nostro Mi Band 2, perché visto che Adriano non vorrà ascoltarmi, toccherà farlo a voi. Bene, allora, innanzitutto incominciamo col dire che il Mi Band 2 è un fitness tracker, ovvero un tracciatore delle nostre abitudini, che in questo caso attraverso un piccolo display, un sensore del battito cardiaco e un accelerometro riuscirà a darci delle statistiche abbastanza interessanti su quello che è il nostro andamento giornaliero indossando la polso tutto il giorno. Appunto, lui riuscirà a tenere conto di quanti passi percorremo al giorno, quanta distanza faremo, quante calorie bruceremo, e riuscirà a monitorare anche il nostro sonno durante la notte. E in più c'è la sezione legata alle notifiche, che quando ci arriverà una notifica sul nostro smartphone, lui vibrerà o comunque comparirà qualcosa sullo schermo, appunto per avvertirci che c'è una notifica. Ecco, questo principalmente è un fitness tracker. Ma perché questo Mi Band 2 è così desiderato da così tanti utenti? Beh, è semplice, perché offre esattamente le stesse cose, ma a metà del prezzo. Di ottima qualità, infatti è di materiale in gomma che lascia una piacevole sensazione al tatto quando l'andiamo a toccare. L'aggancio della capsula è sicuramente di gran lunga migliore rispetto a quello del Mi Band 1, che molto spesso scappava. Qui adesso non scappa più e sta ben saldo nel suo posto. Il sistema di regolazione del cinturino è davvero facile, ottimo e intuitivo da utilizzare, infatti è sempre ben saldo al polso e non scappa mai. Il Mi Band 2 possiede una batteria da 70 mAh, una batteria veramente piccola se ci pensiamo, che si ricarica attraverso un cavetto USB dato in dotazione da casa Xiaomi. Casa Xiaomi appunto assicura un'autonomia di 20 giorni, l'abbiamo testata e lo possiamo confermare, la batteria dura davvero molto. Sulla parte superiore della capsula troveremo la vera novità di questo Mi Band 2, ovvero il display da 0,42 pollici. Più in giù troveremo il tasto soft touch per girare le varie voci nel display. Sulla parte bassa della capsula troveremo il sensore del battito cardiaco e inoltre all'interno troveremo un motorino di vibrazione e l'accelerometro. È doveroso segnalare che quando saremo in una stanza o comunque al buio non sarà un problema leggere il display del Mi Band, ma quando saremo sotto la luce del sole risulterà un pochino faticoso leggere il display. La mia fotocamera non rileva niente, ma l'occhio umano è comunque più sensibile e quindi un minimo di leggibilità è assicurata. Per utilizzare il nostro Mi Band 2 avremo bisogno di sincronizzarlo a uno smartphone. Sono compatibili smartphone a partire dalla versione 4.4 Android e per utilizzarlo al meglio avremo bisogno di scaricare gratuitamente l'applicazione Mi Fit.
Se ci recheremo alla sezione riproduci, avremo di fronte al quattro schermate che ci permetteranno di interagire con il nostro My Band, che è la sezione riguardante le notifiche. Appunto, quando noi andremo in chiamata in entrata, questa praticamente è la voce che ci farà, quando praticamente arriverà una chiamata al nostro smartphone, il nostro My Band vibrerà con l'iconcina appunto della cornetta telefonica. Spostandoci alla sezione applicazioni, invece, da qua potremo gestire le applicazioni che dovranno fare ricevere notifica al nostro My Band. Andando alla voce gestisci le app, potremo vedere tutte le applicazioni che abbiamo installato e potremo scegliere quale selezionare per fare ricevere notifica. E fra le applicazioni tipo Facebook, WhatsApp e Twitter, e riusciremo tranquillamente a visualizzare l'iconcina sul nostro display del My Band. Ma ancora, per le applicazioni come Telegram, Messaggi e altri programmi di messaggistica vari, ancora purtroppo visualizzeremo l'iconcina app. Ho notato un problema a livello delle notifiche, ovvero che la notifica quando arriva sul display viene notificata soltanto per un secondo, quindi maggior parte delle volte faremo così e purtroppo nemmeno ci accorgeremo di quale notifica sia arrivata e saremo costretti a prendere il telefono. E purtroppo non c'è una sezione di raccoglimento di notifiche, quindi come gran parte delle notifiche su Android andrà persa. È possibile anche impostare le sveglie, che però non andranno di pari passo con quelle del telefono. Sono due cose quindi completamente separate. Infatti quella del My Band 2 si limiterà semplicemente alla vibrazione al polso per svegliarci in maniera un pochino più dolce. Il My Band 2 inoltre può essere utilizzato anche come dispositivo per sbloccare il nostro telefono. Infatti, arrivando alla voce riproduci e andando alla sezione screen unlock, riusciremo attraverso la funzione smart lock a bloccare il nostro telefono e sbloccarlo quando avremo il nostro My Band vicino in tutta sicurezza. Quindi basterà bloccare lo schermo, riaccenderlo e visualizzeremo appunto questo piccolo lucchetto in basso che basterà sfiorare per sbloccare il nostro telefono in tutta sicurezza. Legandoci alla voce profilo e andando alla voce My Band 2 riusciremo a gestire il display del nostro My Band. Infatti, andando in impostazione display My Band, riusciremo a visualizzare e selezionare ciò che vorremmo vedere, ovvero passi, distanza, calorie, frequenza cardiaca e batteria residua. Inoltre riusciremo anche ad attivare e disattivare la funzione alza il braccio per cercare info, che è semplicemente una funzione che quando gireremo il polso verso di noi riusciremo a visualizzare l'orario. A tappare sulla voce Mi Fit e praticamente apriremo l'applicazione, la prima cosa che ci verrà davanti è questa schermata dove ci darà il numero di passi percorsi giornalmente insieme al numero di chilometri fatti e le calorie bruciate. Se ci andremo a tappare sopra, ci apparirà questo schema dove ci dirà esattamente cosa abbiamo fatto statistica per statistica giornalmente, quindi ci dirà passi, distanza e calorie bruciate. Inoltre possiamo anche vedere, scendendo, alcune informazioni su quello che abbiamo fatto praticamente durante le ore della giornata e quanto calorie abbiamo bruciato, quindi se abbiamo camminato, se abbiamo corso. E inoltre, premendo sulla voce statistiche, riusciremo ad avere una statistica più dettagliata su quella che è il nostro andamento giornaliero, andamento settimanale e mensile. Quindi devo dire veramente ottima la sezione passi. Ancora però purtroppo la sezione passi non è del tutto perfetta, perché ancora purtroppo sbaglia un centinaio di passi al giorno. Non è male come risultato, ma casa Xiaomi sicuramente, come fa di solito, provvederà a risolvere questo problema. La sezione sonno dell'applicazione MyFit è simile a quella della sezione passi. Infatti quando ci entreremo dentro ci dirà il sonno totale, il sonno profondo e il sonno leggero che abbiamo avuto la scorsa notte. Ci dirà l'ora a cui ci siamo addormentati e in teoria l'ora in cui ci siamo svegliati. Grazie alle bande violetto riusciremo a capire quanto sonno leggero abbiamo avuto e grazie alle bande viola più scuro riusciremo a capire quanto sonno profondo abbiamo avuto.
Andando alla voce statistiche, riusciremo ad avere una statistica dettagliata su quello che è il nostro andamento giornaliero, settimanale e mensile, e ci farà una media abbastanza dettagliata, quindi su questo lato, su questo punto di vista, nulla da dire. Ma ancora non è del tutto perfetta, perché esattamente riesce a capire quando ci addormentiamo, perché normalmente l'accelerometro non rileva più movimento e il sensore e il battito cardiaco e naturalmente scende. Mentre invece quando ci dovremmo svegliare la situazione cambia, perché esattamente non riuscirà a capire quando ci sveglieremo, e per farglielo capire dovremmo fare in due maniere: o ci alziamo e incominciamo a camminare e quindi lui in base al primo passo riuscirà a capire che ci siamo svegliati, oppure semplicemente dovremmo accedere all'applicazione Mi Fit. Quindi anche se noi ci siamo svegliati da 20 minuti e stiamo con il telefono in mano per 20 minuti senza muoverci, lui comunque ancora di mattina rileverà che stiamo dormendo. Inoltre non riesce a rilevare nemmeno quando dormiamo di pomeriggio, quindi ancora è un pochino piena di bug, ma che sicuramente verranno aggiustati con i prossimi aggiornamenti, almeno si spera. Il sensore del battito cardiaco è un altro punto forte del nostro Mi Band 2, infatti rispetto al Mi Band 1 è stato migliorato di gran lunga, ma è stato migliorato ma non ancora ottimizzato del tutto. Mi spiego meglio. Le prime volte che ho provato a fare la misurazione del battito cardiaco mi dava spesso delle volte la X e pensavo addirittura che fosse rotto o che non andassi bene io. Invece semplicemente ha un meccanismo piuttosto semplice da capire, ma si deve capire, ovvero che dobbiamo stare esattamente immobili quando facciamo la misurazione del nostro battito cardiaco, perché altrimenti non percepirà che il Mi Band è legato al nostro polso. Questa sicuramente sarà una cosa che migliorerà nelle prossime settimane da casa Xiaomi. E la misurazione appunto verrà fatta a spot e non automatica, quindi dovremo farla noi manualmente quando vorremmo farla, ed è possibile avviare appunto la misurazione del battito cardiaco o semplicemente dal tasto soft touch del Mi Band scorrendo fino alla voce sensore battito cardiaco, oppure dall'applicazione Mi Fit alla pagina principale alla voce dedicata. Il Mi Band 2 appunto lo potremo trovare al prezzo di 30 euro. Allora, lo so, è vero, costa molto di più rispetto al Mi Band 1, che lo potremmo trovare semplicemente a 10-15 euro. Però attenzione, sono soldi ben spesi per chi vuole comprare un fitness tracker, perché innanzitutto è migliorato su tutti i fronti. Innanzitutto ci troveremo uno schermo, un display, che è una cosa che lo avvantaggia tantissimo, soprattutto sul campo Android, che a breve usciranno sicuramente delle applicazioni che riusciranno a sfruttare le sue potenzialità al 100%. In secondo punto, il braccialetto. Adesso sarà possibile regolarlo come al meglio vogliamo noi, insomma. È migliorato su tutti i fronti, anche sul battito cardiaco, accelerometro, è molto più preciso. Sulla parte software, naturalmente, è ancora un po' da lavorarci sopra, ma sono semplicemente dei semplici aggiornamenti che verranno fatti durante il tempo. Ma secondo me vale davvero la pena spendere qualche euro in più per chi vuole aggiudicarsi un semplice fitness tracker come il Mi Band 2. Bene ragazzi, la recensione è finita, spero di aver chiarito quanto più possibile domande per chi vuole aggiudicarsi questo oggetto. Io vi invito intanto a iscrivervi al canale YouTube di Androidare per restare appunto sempre sintonizzati con le nostre novità sul mondo Android. Volevo fare un piccolo ringraziamento anche ad Adriano che mi ha aiutato con l'intro simpatica del video. E per Androidare è tutto, Adriano Golisano.